Andalusia, dovrebbero essere qua, ma sono in America, ma sono sempre italiani. Puoi dire tutto quello che vuoi sugli italiani, ma non puoi mai, mai dire che sono stupidi. Quindi com'è possibile che arrivano così basso nella classifica dell'inglese al mondo? It doesn't make sense. Poi ti dico qualcosa ancora di più, che nella mia esperienza l'italiano, secondo me, poi però l'italiano, per quanto l'amo, è molto il maestro delle scuse. Cioè io sento, per esempio, vabbè, Olanda, loro arrivano primi perché olandese e inglese sono più o meno così, cazzo stai dicendo? Veramente, cioè, è molto semplice, in Olanda loro, i bambini, io sono stato lì, i bambini sono davanti alla televisione da piccoli, loro vedono tutto in inglese e poi con gli amici, i genitori parlano in olandese. Loro non hanno bisogno nemmeno di lezioni, gli inglesi sanno già, ed è impressionante qua, perché loro sanno il valore dell'imprinting, quello che stavo dicendo prima, i primi anni della vita di un bambino può imparare fino a 4 lingue senza problemi, 6-7 anni il cervello si forma e poi diventa molto meno autori. In Italia si comincia da quell'età lì, si comincia quando l'imprinting phase è finito, e con cosa? Cosa imparano poi? 1, 2, 3, che vuol dire uno che mastica l'albero. 1, 2, 3. Mamma mia, non sottovalutiamo questi bambini, sono figli di italiani, sono creativi, sono furbi, sono veloci, mamma mia. Comunque io ho cominciato a insegnare l'inglese e vedo gli italiani che non comunicano più, nemmeno con le braccia, niente, erano lì. Io guardavo gli italiani e il pavimento diventava interessantissimo. Dicevo, stra italiani che hanno paura di me. Wow, cosa è successo? Adesso con questi inglesi che mi scrivono mi dicono lo stesso cosa. Dicono, ecco, perché gli insegnanti inglesi mi dicono, perché non interrompono? Perché se tu non interrompi un inglese, lui pensa che tu stai capendo, lo sai questo. Infatti c'è l'inglese che insegnano inglese in inglese, mega cazzata. E questa è una bellissima, io ho cominciato a insegnare e la scuola mi diceva non parlare mai italiano in aula. E io ripeto, come vi ho raccontato sulla religione prima, io vi considero comunque una persona abbastanza razionale, abbastanza logico. E dico, ok, però, ma questi studenti che vengono non sanno l'inglese, giusto? No. E io devo spiegare i meccanismi di inglese in inglese, sì, e loro l'inglese non lo sanno, no. Questa logic lab, questa logic, è stupido, no? Ho detto, ma con questo sistema qua andremo avanti anni, e loro, vabbè, anyway. Quindi io vado lì, e loro non entrano mai, e gli insegnanti inglesi dicono, ma io facevo tutta la lezione, gli italiani erano lì, io parlavo l'inglese tranquillamente, e loro sono andati a casa, e io pensavo, hanno capito tutto. Non mi ha interrotto nessuno. John, guarda loro come. Non hanno capito cazzo, zero. Non hanno capito niente. Hanno scritto solo... non so. E basta. Cioè. Ora, io adesso, che conosco soprattutto gli studenti, dico, io ho detto, guarda, l'italiano lo devi capire. Devi capire gli studenti italiani. Ti dico com'è. L'italiano, perché loro pensano che non dà importanza alla lingua. No, no. L'italiano ritiene che l'inglese è molto importante, ma quello che è per un italiano ancora più importante è non fare figura di merda davanti agli altri. Vincerà sempre. È sbagliato, perché questo blocco psicologico che ha il studente italiano viene dal paura di fare i gaffi. E qui è un errore enorme. Perché fare gaffi in una lingua che non è tua è la parte più divertente di imparare una lingua. Infatti, prima di raccontarti i miei preferiti dei miei studenti, vi racconto la perla mia. Storia vera. Dopo un anno che ero in Italia, viene mio fratello a trovarmi. Andiamo, come facevamo in Inghilterra, andiamo a pescare. Siamo andati sul Ticino in Pavia, 4 anni, si chiama Scooby-Doo, chi pesca lo sa, noi non sapevamo che pesce erano, quindi mettiamo 4 esca diversa, e abbiamo il barbecue
piccolo barbecue acceso, perché noi in Inghilterra facevamo così, pescavamo, bang, mangiavamo tutto lì, perfetto. Quindi noi cominciamo a pescare e dopo un po' tiriamo fuori un pesce, ma nessuno di noi due riconosce questa pesce. My brother's more esatto. Però c'era un pescatore italiano vicino, io parlavo poco italiano, lui niente, quindi quindi io vado con questo pescatore con pesce e dico, scusa, cos'è? E lui fa, è un pesce, fish, e dico, cazzo, senti questo? I know it's a fish, non sono amico di Marte, listen to this. E mio fratello, dai, vai, second one. What's the name? E lui, Giuseppe, piacere. No, oh, cazzo, vai così. E io non ci vado più. Ma come, Francesco? Oh, come back again. I said, Giuseppe, per favore. What's the name of the fish, no? E lui fa, cavedano. Ora, cavedano è un pesce molto comune di Ciccino. Però si vede che io l'avevo già sentito da qualche parte la parola cadavere. Ed è simile, no? Cavedano, cadavere, cadavere. Allora, io tornando lì, cadavere, mio fratello, what is it? I said, it's a cadavere. Anyway, noi continuiamo a pescare e prendiamo un'altra due di questi qua. Oramai lui, no, Giuseppe non c'è più, il mini barbecue è quasi finito, però abbiamo fame, mio fratello, rischiamo, no? Ha detto, no, aspetta, guarda, lì c'è un bar, andiamo, chiediamo. Quindi andiamo a questa bar e io chiamo la barista e faccio, scusa, abbiamo tirato fuori 3 cadaveri dal fiume, io e lui. E la barista mi guarda e fa, cos'hai detto? Ho detto, no, voglio solo sapere, possiamo mangiarli o dobbiamo riportarli?